Interrogazione numero 3920 degli onorevoli Pezzotta ed altri, concernente orientamenti del governo in materia di politiche per la immigrazione. L'onorevole Pezzotta ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie, signor Presidente. Come tutti sappiamo, nella notte di sabato 13 febbraio si sono verificati in via Padova a Milano alcuni scontri tra bande di immigrati nordafricani e sudamericani che hanno causato la morte di un giovane egiziano. I fatti di via Padova non possono però essere derubricati, rappresentano a mio parere un epifenomeno di una situazione che rischia di essere più diffusa di quanto non appaia. A seguito di questi fatti il sindaco di Milano ha chiesto e ricevuto dal governo un aumento delle forze di polizia. Quello che mi domando, come mai quando noi l'abbiamo chiesto in questa aula di avere un rafforzamento della polizia invece di fare le ronde, non eravamo stati ascoltati. Deve concludere. In particolare, ecco, quello che noi chiediamo è pertanto come si impegna il governo ad evitare le forme di ghettizzazione già presenti nelle aree metropolitane, come porta avanti una politica che non alimenti le paure e non certamente quella di andare a perquisire Grazie. Casa per casa, e come affronta, diciamo, le questioni che sono emerse in queste ore nella città di Milano. Grazie. Ancora il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, Presidente, io partirò proprio da quest'ultima affermazione dell'onorevole Pezzotto, che come ricorda nella sua interrogazione, il fenomeno dell'immigrazione non può essere disgiunto dalla dovuta attenzione alla politica della integrazione. E a ciò il governo, e su questo mi soffermerò, ha posto particolare attenzione mediante un complesso di interventi che qui rapidamente sintetizzo. Nell'anno 2009 sono stati assegnati al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie più di 27 milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi di integrazione sociale degli immigrati. Gli interventi hanno riguardato principalmente le seguenti grandi aree tematiche: gli interventi a favore delle donne immigrate, la diffusione delle informazioni relative all'accesso ai servizi pubblici, relativamente alla lingua italiana e relativamente alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Inoltre sono stati concessi contributi a favore degli enti e delle associazioni che svolgono delle attività in favore degli immigrati. Sono stati inoltre sottoscritti degli accordi di programma con le regioni per la realizzazione di corsi di lingua italiana rivolti ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale. Si segnalano inoltre, sempre sul fronte del terreno delle politiche per l'integrazione, le attività avviate nell'ambito del programma generale Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori, programma che prevede un apposito fondo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi. Infine, in base alla legge numero 94 del 2009, la cosiddetta pacchetto sicurezza, al momento di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero sottoscrive un accordo di integrazione articolato per crediti con l'impegno a raggiungere specifici obiettivi di integrazione. Quindi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione stanno predisponendo il relativo regolamento d'attuazione. Con tale accordo lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo non solo con le regioni e gli enti locali, ma anche con il terzo settore, cioè con il mondo del volontariato. Si prevede inoltre, e concludo Presidente, la partecipazione a corsi di formazione linguistica e civica, aspetti che senz'altro, e lei converrà, sono fondamentali per una politica di corretta integrazione. Quindi si ritiene che questa sia la strada che possa contribuire anche alla riduzione, all'eliminazione dei fenomeni alle quali ha fatto riferimento l'onorevole Pezzotto. Grazie Ministro, la replica è affidata all'onorevole Pezzotta, prego. Mi spiace, signor Ministro, di dichiararmi completamente e profondamente insoddisfatto. La sua mi è sembrata una risposta eccessivamente burocratica rispetto a un fenomeno che ha visto una persona essere uccisa. Io credo che bisognava probabilmente dare una risposta più approfondita.
perché il caso che è successo in via Padova non si può dire che è un caso che è capitato per caso. Se è successo vuol dire che da tempo le politiche migratorie di integrazione di questo governo non stanno funzionando, perché se no non sarebbe successo. Allora io mi aspettavo da lei che mi avesse risposto diversamente, che avesse analizzato maggiormente la situazione, che avrebbe visto le responsabilità di chi è al governo in Lombardia, di chi è al governo al Comune di Milano, che non sono lì da oggi, ma da 15 anni alcuni e quasi 15 anche gli altri, e che pertanto non sono stati in grado di capire che cosa succedeva in quella via. Allora bisogna anche avere il coraggio ogni tanto di dire di chi ha le responsabilità, e in questo caso le responsabilità locali e nazionali sono altissime. Io spero che tutti ne traiamo lezione da quanto è avvenuto, e che pertanto la politica non può essere quella sull'immigrazione, quella solo della repressione, dell'utilizzo della forza, dei respingimenti. Quella che manca è una politica dell'integrazione interculturale che sia in grado di fare star bene tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri, in modo che la sicurezza sia garantita da questo. A me spiace del tipo di risposta che mi viene data, perché non coglie la situazione, non coglie la drammaticità di quanto è avvenuto. Certo, bisogna anche dire a qualcuno che sarebbe meglio di tacere invece di eccitare gli animi. Poi si possono correggere, ma quello che conta è l'eccitazione degli animi, come è avvenuto in questa vicenda. L'onorevole Salvini ogni tanto, se si correggesse la lingua, se fosse più temperato, sarebbe bene per lui e sarebbe bene per la città di Milano. Grazie. E sarebbe bene per tutti. Mi dichiaro profondamente insoddisfatto della sua risposta. Grazie. Grazie, onorevole.